Oggi si celebra la giornata di preghiera e riflessione contro la tratta delle persone. Quest'anno dedicata in particolare ai bambini e adolescenti. Incoraggio tutti coloro che in vari modi aiutano i minori schiavizzati e abusati a liberarsi da tale oppressione. Auspico che quanti hanno responsabilità di governo combattano con decisione questa piaga, dando voce ai nostri fratelli più piccoli, umiliati nella loro dignità. Occorre fare ogni sforzo per debellare questo crimine vergognoso e intollerabile. Torno alla celebrazione di oggi, la giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. E si celebra oggi perché oggi è la festa di Santa Giuseppina Bacchitta. Questa ragazza schiavizzata in Africa, sfruttata, umiliata, non ha perso la speranza e portò avanti la fede e finì per arrivare come migrante in Europa. E lì sentì la chiamata del Signore e si fece suora. Preghiamo Santa Giuseppina Bacchitta per tutti i migranti, i rifugiati, i sfruttati, che soffrono tanto, tanto. E parlando dei migranti cacciati via, sfruttati, io vorrei pregare con voi oggi in modo speciale per i nostri fratelli e sorelle Rohingya, questi cacciati via dal Myanmar, che vanno da una parte all'altra perché non li vogliono, è gente buona, gente pacifica, non sono cristiani, sono buoni, sono fratelli e sorelle nostri. E da anni che soffrono, sono stati torturati, uccisi, semplicemente per portare avanti le loro tradizioni, la loro fede musulmana. Preghiamo per loro e vi invito a pregare per loro al nostro Padre che è nei cieli.